Sono con Domenico Pozzovivo, dopo un'ora che ha tagliato il traguardo sesto e secondo degli italiani, naturalmente dopo Nibali, i vincitori di questo Giro di Lombardia, quanto mai affascinante e alla fine, fino alla fine incerto. Domenico, complimenti innanzitutto. E la domanda che ti devo fare te la puoi fare da solo, un sunto di questa stagione. Grazie, no, una stagione positiva perché il principale obiettivo che era il Giro d'Italia all'inizio stagione è andato molto bene, ero passato anche da un terzo posto al Tour of the Alps che mi aveva dato fiducia e poi dopo il giro ho sfruttato la condizione alla Tour de Suisse con la vittoria di tappa, la maglia anche per un giorno e quindi ho dato posto finale. Seconda parte di stagione l'avevo incentrata sulla Vuelta. Al Giro di Polonia era andato bene, si pronunciava una volta buona, solo che dopo una brutta caduta nelle prime tappe mi ha messo un po' fuori gioco e una volta che ho visto che ero fuori da tutto ho cercato di preparare bene il fine di stagione con il Lombardia su un percorso molto, molto bello Mi voglio dire che tu abbia due Madonne che ti proteggono, quella del Pulino e quella di San Lorenzo Bellizzi, la Madonna delle Catene, perché dopo due cadute sei risorto come prima, più di prima. Sì, le due più brutte, ne ho avute tante altre, però ovviamente fa parte un po' del ciclista quella di rialzarsi e di cercare di tornare. Allora parliamo del passato, ormai è andato via, la Francia è stata una bella compagnia per te, l'Italia ti aspetta una nuova squadra, anche se non è italiana. Però nuova squadra e nuovo compagno che si chiama Vincenzo Nibali. Come vedi la prossima stagione e soprattutto se avete già stabilito i ruoli da svolgere in questa grande squadra. Sì, hai detto bene, una squadra anche se araba, comunque c'è molta Italia sia a livello di personale che di corridori, quindi un po' il ritorno in Italia per me dopo 5 anni nella squadra francese. Avrò nuovi stimoli, un ruolo anche diverso in alcune corse dove ovviamente ci sarà Nibali come capitano e quindi io farò magari un gregario di lusso tra virgolette in salita. Però avremo anche i miei spazi e vedremo anche come gestire un po' il calendario per dividerci anche i ruoli, visto che le corse del World Tour sono tante durante l'anno. Quindi tu vuoi puntare su tutte le corse, in effetti. Sì, cerchiamo di essere presenti un po' su tutto l'anno. È una caratteristica che mi contraddistingue quella di essere regolare da gennaio a ottobre. E infatti abbiamo visto anche oggi che hai chiuso in bellezza questa meravigliosa stagione, anche se piena di infortuni. Allora, da parte nostra, che poi sarebbe da parte di tutti i simpatizzanti, gli auguri più belli, complimenti per quello che hai fatto e, come si dice in francese, diciamo in italiano, ancora più in alto, ancora alla meglio. Grazie, Pozzovivo e fortuna buona. Grazie a voi.